Luca Terzani e Marco Terrone presentano La Pecora Nera, quello che gli altri non dicono. Amici della Pecora Nera, bentornati a questa nuova puntata. Oggi la inizio così. Oggi diamo la parola ai cristiani, adesso capirete per quale motivo. Ma prima di iniziare e presentarvi il nostro ospite, do come sempre il benvenuto a Marco. Ciao Marco, ben arrivato. Luca, ciao, un bentornato a te e un ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Hai ragione, parola ai cristiani. Perché? Perché questo è il titolo dell'ultimo lavoro di Francesco Esposito che torna a trovarci. Buonasera Francesco. Ciao Luca, ciao Marco, buonasera anche a chi ci ascolta. Grazie per avermi invitato, ovviamente. Francesco, bentornato. Dopo i tuoi precedenti lavori sulle figure di Gesù e di Paolo, ecco un, diciamo, un nuovo libro da un titolo emblematico, appunto, Parola ai cristiani. Però prima di entrare accompagnati da te all'interno di quest'opera, come mai un titolo che sembra dire, beh, fermi tutti, sentiamo un secondo cosa hanno da dire di così interessante questi cristiani per legittimare la costruzione del loro culto? Sì, beh, il titolo non è certamente messo a caso, perché per l'appunto lascio parlare quelli che sono i più importanti autori cristiani dell'antichità, tant'è che questo viaggio, potremmo anche dire così, va dal primo secolo d.C. fino più o meno alla fine del IV secolo, quindi quando il cristianesimo diventa una realtà concreta all'interno dell'impero e una realtà anche istituzionalizzata a seguito poi di un editto, quindi di una decisione politica, poi magari parleremo anche di questo più tardi. E quindi appunto il titolo del libro, dicevo, non è un caso e non è messo a caso, perché vengono fatte tante citazioni proprio degli autori cristiani più importanti in merito a quella che è la costruzione della teologia cristiana, perché poi questo è importante, mostrare e dimostrare come, a differenza di quello che afferma l'intera tradizione cristiana, secondo cui tutti gli autori erano legati da una sorta di filo rosso, quindi c'era quasi una sorta di disegno, tra molte virgolette, divino, e lo dico non a motivo di polemica, ecco, contro chi crede o altro, ma secondo la tradizione cristiana è così, questo filo rosso, quasi una sorta di disegno divino che univa tutti gli autori, in realtà ogni autore, magari questo lo vedremo anche dopo, era una realtà a sé, era una realtà a sé, e per l'appunto facendoli parlare, quindi citandoli, si dimostra e si mostra anche come abbiamo nei primi quattro secoli tante idee di cristianesimo, perché uno potrebbe anche dire ci sono tanti cristianesimi, ma l'ortodossia è sempre stata una. In realtà non è nemmeno così, perché anche all'interno di quella futura ortodossia, di quegli autori che la futura ortodossia rivendicherà, in realtà si può parlare effettivamente di tanti cristianesimi differenti. E infatti, guarda, una delle doti maggiori che ho riscontrato in questo lavoro, a parte la chiarezza e la capacità divulgativa che arriva proprio veramente non all'accademico ma al semplice appassionato, curioso e interessato come possiamo essere io e Luca, la tua opera è proprio un percorso che prende per mano il lettore dal tempo di Gesù fino appunto a questi quattro secoli, fino alla fine della patristica e a quegli editti, come hai accennato tu, concili e canoni che hanno definito poi la religione e il culto che è giunto fino a noi. Quindi iniziamo cercando di fare, se io e Luca riusciamo, un discorso organico. E si può, diciamo, iniziare da questa domanda. Iniziamo questo piccolo viaggio riassumendo appunto alcuni punti. Io partirei da questo. Chi erano i gesuani e di conseguenza anche gli ebioniti, ovvero quelli che mi sembra che voglia dire poveri, traducendolo diciamo dalle lingue antiche? Infatti io parto proprio da loro, perché non si può parlare di teologia cristiana se non parliamo anche di quello che è la derivazione stessa della teologia cristiana. Quando ancora non esisteva il cristianesimo, non si parlava di cristianesimo. Non dimentichiamoci che per l'appunto il cristianesimo stesso rivendica un'appartenenza, giustamente, viste le origini, all'ebraismo.
dobbiamo quindi anche vedere quello che è il contesto storico-critico del tempo. L'ho fatto anche con molti dei miei lavori, lo faccio, lo sto facendo ultimamente anche con gli ultimi video che potete trovare sul mio canale YouTube Francesco Esposito, in cui andiamo anche a fare determinati approfondimenti in merito proprio al contesto, perché come dico sempre, la conoscenza del contesto storico è importante. È importante proprio per farci comprendere quelle anche che sono parole di uso quotidiano, che per noi sono, hanno, diciamo così, un significato, ma che al tempo ne potevano avere un altro. Per esempio, gli ebionim, i poveri, perché se noi leggiamo in molti passi evangelici il fatto che dei poveri il regno dei cieli e che bisogna dare tutto quanto ai poveri, collette destinate ai poveri, vendi tutto quello che hai, diceva Gesù al giovane ricco, dallo ai poveri e così via. Ecco, questi poveri che tornano costantemente è nel primo capitolo proprio delle parole cristiani, quindi citando anche molti studiosi accademici nazionali e internazionali, ecco, esce fuori una realtà molto interessante, cioè che per l'appunto la prima comunità di Gerusalemme, quella che noi conosciamo come comunità gesuana, era una comunità cristiana, era gesuana, adesso identifichiamo anche bene i gesuani, si identificavano per l'appunto come comunità dei poveri, gli ebionim, e il futuro cristianesimo ebionita si chiamava così proprio per rivendicare questa appartenenza. E i gesuani effettivamente chi sono? Non sono per l'appunto cristiani, come abbiamo già detto, proprio perché il cristianesimo ancora non esisteva, e sono quegli ebrei che dovuti rimanere all'interno del solco di quell'ebraismo, di quell'ebraismo di stampo legalista, perché poi, così come i vari cristianesimi, sono anche vari tipi di ebraismo, e allo stesso tempo sono quegli ebrei che credono in Gesù come Messia, ma attenzione, come Messia davidico, e davidico non paolinista, quindi non soteriologico, divino o altro, e che aveva quel Messia davidico un solo e unico scopo, quello di liberare la terra di Israele dal dominatore straniero. Perché anche qui c'è tutta una conoscenza, vado a concludere, una conoscenza proprio anche delle scritture ebraiche che identificano il Messia proprio come quel liberatore, come quel liberatore che non doveva assolutamente perdere, perché era derivava da Dio, era amico di Dio, quindi aveva il solo scopo di vincere, certamente non sacrificarsi e morire. Questa è soltanto un'idea teologica che uscirà poi da Paolo, dai futuri cristiani, che identificheranno Gesù come il servo sofferente, quando il servo sofferente è soltanto esclusivamente Israele, quindi non una figura che doveva soffrire per morire necessariamente per i peccati di tutti. E invece il Messia, dicevo, davidico, aveva questo compito, poi è stato sconfitto, ha perso, comunque come tutti gli altri messie ai tempi di Gesù, quindi vi è anche questa coerenza, ecco, in questo contesto sociopolitico, e come tutti gli altri messianisti pretendenti legali, sconfitti all'impero romano e condannati alla crocifissione, proprio perché hanno tentato di farsi re, tant'è che per l'appunto il Titulus Crucis va ancora di più a esplicitare il motivo della condanna, no? Quel Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, cioè Gesù il Nazareno, re dei Giudei, colui che ha tentato di farsi re. Quindi questa coerenza di fondo la troviamo proprio negli ebioniti, anche nel credere in Gesù come Messia davidico e all'interno sempre di quel recinto giudaico legalista. Vedi, Francesco, hai fatto due esempi che mi hanno fatto venire in mente una cosa. Tu hai detto nell'incipit, hai detto bisogna conoscere bene il contesto, mentre l'esegesi che cosa fa? Decontestualizza determinati concetti, li riporta nella nostra quotidianità e ovviamente appaiono tutt'altra cosa. Hai tirato in ballo il Titulus Crucis, che oggi sembra... nel senso, ha perso questo significato politico e sociale, ma soprattutto la questione dei poveri, perché noi tendiamo subito a empatizzare contro questa, a favore di queste persone povere che soffrono, che non hanno nulla e ai quali i discepoli, Gesù, insomma, danno soldi, danno cibo, eccetera. Però fondamentalmente, per chi conosce il contesto, i poveri sono loro stessi,
Ecco che estrapolando il concetto e portandolo ai nostri giorni, il concetto di povero diventa un concetto molto lato, molto vago, e così anche per altre cose nel culto che oggi noi abbiamo, giusto? Sto dicendo una castroneria. No, è vero, anche perché è una considerazione che ho fatto in uno degli ultimi video, e cioè che parlando proprio del Gesù profeta apocalittico, perché adesso si utilizza molto questo profeta apocalittico quasi come se si volesse salvare capre e cavoli, quindi non si vuole negare oramai, perché è impossibile, non solo l'ebraicità di Gesù, ma anche la sua carica effettivamente politica, ma inserirlo no, all'interno di quel contesto di messianismo e di partigianeria antiromana. Cioè Gesù sì, attendeva, oramai gli specialisti lo stanno riconoscendo sempre di più, ma se pensiamo alle dichiarazioni, agli studi di anche un ventennio fa, non si pensava ancora a questo. Quindi figurarsi come sta evolvendo ancora oggi la ricerca, lo studio, si dice sì, effettivamente Gesù stava attendendo questo riscatto del popolo ebraico, questa cacciata del dominatore straniero, ma non partecipando attivamente alla lotta, ma in quanto profeta apocalittico, attendendo l'intervento di Dio. Quindi, ripeto, è come un salvare capre e cavoli. Da una parte non voler offendere ancora la sensibilità di un certo tipo di ala confessionale, allo stesso tempo non poter negare quello che è comunque l'evidenza delle fonti proprio forti del contesto. E proprio forti della conoscenza del contesto, ed è appunto questa la considerazione che ho fatto in uno dei miei ultimi video, proprio sul Gesù profeta apocalittico, ho detto, ecco, se noi prendessimo il personaggio di Gesù, spogliato di ogni considerazione e reinterpretazione confessionale, cristiana, dogmatica, fideistica, e quindi forti alla conoscenza del contesto, parleremo di questo personaggio che aveva tentato di farsi re. Aveva tra le sue fila comunque personaggi il cui appellativo ricordava appunto combattenti zeloti. Aveva ordinato, se noi per esempio ci rifacciamo al Vangelo di Luca, di armarsi di spade che poi sono state usate dai suoi proprio nel Getsemane, nel momento in cui è stato arrestato da soldati romani, da una coorte, addirittura secondo il Vangelo di Giovanni. Il prefetto Ponzio Pilato ha poi sancito quella condanna, e quella condanna è scaduta nella crocifissione con quel titulus crucis. Ecco, se noi parlassimo di un qualsiasi altro personaggio, non avremmo alcun dubbio nel definire quel personaggio come un partigiano antiromano. Ma nel momento in cui noi poi associamo, affibbiamo a quel personaggio il nome di Gesù con tutto quello che ne consegue, forte della interpretazione cristiana, ecco che poi iniziano le arrampicate sugli specchi, che ecco ben conosciamo, e come tu giustamente dicevi, Marco, no? Quel mettere un pochino delle varie pezze giustificative, come per dire sì, però Gesù era un'altra cosa, ecco, quasi a dire una cosa del genere. Quindi sono assolutamente d'accordo con te quando dici che la conoscenza del contesto forte ci aiuta anche a rivedere, ecco, quelle storie sotto un'altra luce, con un altro. A questo punto, intanto siamo arrivati, i gesuani a un certo punto pensavano, penso che tutto fosse semplice nel portare avanti la figura di Gesù, e invece, quando meno se lo aspettano, arriva Paolo con la sua eresia, si mette di traverso con gli apostoli, polemizza con Giacomo il Giusto sulla circoncisione, tempio e la legge, e quindi com'è questa situazione storica? Cioè ci troviamo a un bivio. Sì, perché ancora oggi ci sono determinati studiosi, ora sono abbastanza, anche se alcuni di questi, ecco, tendono ad essere abbastanza sfumati, altri invece sono ancora chiari nel dire che Paolo non mai ha voluto abbandonare il giudaismo, Paolo è sempre rimasto, ecco, attaccato a quel giudaismo che mai è stato percepito come un eretico. Quando poi, vabbè, bisognerebbe poi entrare meglio nel profondo di questa vicenda, ma ci vorrebbe veramente magari un'altra puntata. Però Paolo arriva, e qui poi ecco il capitolo successivo a quello anche delle Ebioniti, Paolo arriva proprio a rivedere, a reinterpretare un pochino il giudaismo, ma allo stesso tempo a rigettarne quelli che sono i caratteri fondamentali, inevitabile. Perché se abbiamo un Paolo che afferma che la circoncisione non serve più a niente, che si è costretti a seguire tutta la legge se ci si lascia circoncidere,
E lo stesso Paolo parla anche con chi è già circonciso, quindi ovviamente i giudei, e dice: siete decaduti dal favore divino e non avete più niente a che fare con Cristo, è ovvio che sta svalutando, detronizzando quello che al tempo era un valore fondamentale derivante proprio dalla divinità, da un punto di vista legalista, dalla divinità ovviamente ebraica, perché comunque secondo i giudei la legge era stata data da Yahweh a Mosè, e l'aspetto, ecco, di entrata nel patto, quindi in questo caso la circoncisione, è stato sempre una traccia data proprio dalla divinità ad Abramo, per esempio. Quindi circoncisione e legge hanno un'origine divina secondo gli ebrei. E vedere un Paolo che dice non avete più niente a che fare con Cristo, quindi con il Cristo di Paolo ovviamente, e siete caduti a favore divino, questo fa capire quindi questo carattere di detronizzazione. Se poi abbiamo un Paolo che addirittura dice che, così come scrive per esempio il professor Mauro Pesce, ecco, per Paolo non esiste più il Tempio non ha luogo, in quanto noi credenti siamo Tempio, quindi il nostro corpo è Tempio, e siamo membra di un Tempio ancora più importante che il corpo di Cristo, e quindi anche il Tempio fa scadere. Ecco, questi tre elementi che vanno veramente alla malora ci portano veramente a considerare Paolo come un vero e proprio eretico dal punto di vista di quel tipo di giudaismo, perché poi abbiamo coraggiosamente quella lettera, che è la lettera di Giacomo all'interno del Nuovo Testamento, che dice, perché se da una parte Paolo in Galati dice la fede è la cosa più importante, perché senza la fede vana sarebbe insomma tutto quello che crediamo, quindi anche la resurrezione del Cristo, allo stesso tempo abbiamo la lettera di Giacomo che invece dice ma signori, ma cosa serve la fede se non vi sono le opere e la legge? Senza le opere e la legge la fede è vuota. Tant'è che nei miei ultimi video dico proprio questo, ho messo in parallelo i due passi e dico le due lettere sembrano quasi parlarsi, anzi addirittura polemizzare fra di loro, e dico sempre che è stato coraggioso da parte della Chiesa, coraggioso però a buon ragione, il fatto che la parte dei credenti non leggono la Bibbia, però ecco, coraggioso dal fatto che ecco queste due lettere siano in netto contrasto fra di loro, ma in maniera palese. È ancora qui la conoscenza del contesto. Se noi conosciamo effettivamente il contesto, senza ovviamente dargli delle sovraletture nostre, ma se conosciamo effettivamente il contesto storico, sociale, religioso del tempo, veniamo a sapere che erano contrasti certamente duri, duri a morire, tant'è che poi sono rimasti anche nel corso dei secoli, con Paolo che inevitabilmente deve essere considerato da quel punto di vista ebraico un eretico. Noi invitiamo caldamente i nostri amici all'ascolto, alla lettura di due libri molto importanti, secondo me, che tu hai dato alle stampe, Il cristianesimo, un'invenzione di San Paolo e Il Cristo illegittimo, proprio per addentrarsi in questo bivio, nel bivio di cui parlava anche lui. Se adesso oramai questi due libri, essendo che la uno non c'è più, sono di difficile reperibilità. Però per chi riuscisse è vero, però tu recentemente hai ridato alle stampe, aggiornandola, la versione, diciamo, di sì. L'invenzione di San Paolo del cristianesimo, sì, si dice esatto, così. E credo che farai la stessa cosa quindi con Il Cristo illegittimo? Sì, a differenza però di Paolo di Tarso e l'invenzione del cristianesimo, che è stato aggiunto soltanto un capitolo in più, quindi è una seconda edizione. Con Il Cristo illegittimo invece ci sarà una edizione completamente aggiornata, quindi non ci sarà soltanto una semplice aggiunta, ma verrà rivisto l'intero libro, verranno fatte tante aggiunte in tutti i capitoli, quindi ci sto attualmente lavorando e uscirà per la primavera prossima, quindi primavera 2024. Questo per, come dire, per suffragare ancora questa tesi di questo Cristo che vuole incarnare la figura del Messia davidico e invece è stato delegittimato in varie situazioni della sua esperienza. Anzi, nel libro nuovo, appunto, che uscirà in primavera, metto ancora più, e quindi carico ancora di più, approfondisco ancora di più la questione del Messia davidico, proprio partendo dalla predicazione di Gesù, che molte volte viene sottovalutata, anche a fronte di quelle sovraletture di cui abbiamo parlato.
mentre invece il linguaggio di Gesù è un linguaggio molto duro che, ecco, porta alla decisione, ma una decisione non legata a una questione di fede, ma proprio una decisione di presa di posizione nei confronti del potere del tempo. Quindi è un linguaggio politico molto duro, anche quello del Battista è molto duro, Gesù infatti ne riprende molte caratteristiche, però ecco, poi ne parlerò bene nel nuovo libro e quindi, come ecco, dicevi anche tu, vado a rivedere completamente tanti aspetti e ad approfondirli. Poi invece, rientrando, diciamo, dentro parola ai cristiani, dopo la vita di Gesù, con il passare degli anni, con il passare dei decenni, l'avvento della patristica ha la chiara volontà, alla fine, di imporre la filosofia cristiana, prima omologandola alla religiosità, e al culto greco con Giustino. Mentre poi con Taziano, per esempio, c'è l'affermazione sul fatto che i greci sono in errore, cioè un modus operandi che vuole impadronirsi prima delle tradizioni altrui per poi in seguito farle proprie, modificarle a proprio piacimento, o sbaglio? Sì, qua siamo nel secondo secolo, quindi siamo Sì. dal 150 in poi, con Giustino e Taziano che sono profondamente legati in quanto Giustino è maestro di Taziano. Siamo nella comunità di Roma perché, secondo quella che è la tradizione, così come ecco, dice anche Giustino, vi era questa comunità cristiana a Roma e anche qui bisogna chiedersi quale cristianesimo stiamo parlando, perché a Roma, dalle informazioni anche che ci giungono, non solo da Giustino, ma anche da chi arriva dopo di lui, a Roma abbiamo almeno Marcione, che ha una sua scuola, la scuola marcionita, e si parla anche di Valentino, quindi abbiamo anche i valentiniani all'interno di quel recinto ecco, romano, ma non solo, quindi anche qui, di quale cristianesimo stiamo parlando? E tu hai parlato bene anche di filosofia cristiana, perché è giusto anche ricordare questo, perché per Giustino non si sta parlando di una religione. Per Giustino il cristianesimo deve essere la migliore delle filosofie, perché per Giustino il cristianesimo incarna la migliore delle filosofie. Perché come lui stesso dice, dalla sua vita, prima di accedere al cristianesimo, quindi prima di entrare a far parte dei cristiani, del movimento cristiano, è stato un aristotelico, è stato un peripatetico, è stato un sofista, è stato per ultimo un platonico, anzi in Platone aveva quasi trovato la verità, dice lui, e non è caso, poi magari quando parliamo di Agostino e di Plotino, ecco ci arriviamo, però poi ha incontrato questo anziano signore, ovviamente la storia poi è romanzata, che gli ha fatto conoscere i profeti. Profeti ovviamente visti secondo chiave cristiana, quindi questi profeti che hanno ecco, profetizzato l'avvento di questo Messia, di questo Cristo che però già è morto e che si è sacrificato per noi, e da lì ecco Giustino, inserendo categorie filosofiche all'interno di quella registra cristiana, riconosce il cristianesimo come la migliore delle filosofie, tant'è che ancora oggi Giustino è ricordato come un maestro filosofo. La sua scuola cristiana come una scuola filosofica cristiana, e Giustino è visto come il patrono dei filosofi, non a caso. Quindi abbiamo ovviamente un quadro certamente differente. E anche qui è scritto, a mio parere, molto bene nel mio libro Parole Cristiani. E poi abbiamo Taziano, come tu hai anche anticipato, un Taziano che invece inizia a criticare ferocemente i greci, la tradizione greca, la tradizione ellenistica, perché bisogna anche dire questo, e cioè che al tempo esisteva quello che noi oggi chiamiamo il principio d'autorità. Quindi perché una dottrina, perché un credo erano seguiti? Perché avevano autorevolezza? Avevano autorevolezza perché potevano rivendicare una loro antichità. L'ebraismo aveva Mosè, i greci avevano no, Platone, Esiodo, tutta la tradizione filosofica, Roma aveva ecco, le origini di Roma, tant'è che Virgilio poi le ha dovute descrivere no, in maniera ancora più completa, addirittura antecedendo la nascita di Roma a Enea e quindi a Troia, quindi per far capire come più eri antica e più potevi rivendicare un'autorità, i cristiani non avevano assolutamente niente. Cristiani erano figli di nessuno, come scrive appunto nel libro, e
e allo stesso tempo avevano per sé soltanto questo uomo crocifisso. Anche qui, conoscenza del contesto, immaginate, e siamo a ridosso, no, della fine dell'ultima guerra giudaica dopo il 135, quindi quando tutti i messianisti erano stati crocifissi, venivano i cristiani a Roma e non solo, che rivendicavano questo uomo crocifisso. Quindi in che modo i romani potevano percepire questi personaggi? Intanto, quindi forti alla conoscenza del contesto. E seconda cosa, ecco, non avendo alcuna antichità da poter rivendicare, che fanno i cristiani a partire da Giustino? Dicono, ma i grandi profeti hanno profetizzato in realtà del Cristo che è morto, voi giudei non avete capito questo, noi cristiani sì, e allora la vostra tradizione è la nostra. E dato che noi maestri cristiani deriviamo da, soprattutto perché sono in larga parte di origine, ecco, gentile pagana, abbiamo studiato quei grandi filosofi e maestri della tradizione ellenistica, Platone, per esempio, ha parlato del Logos, in qualche modo Omero anche ha compreso quello che è l'avvento del Cristo e non solo. Ecco, i greci non hanno capito questa cosa. Noi invece sì, ergo, quella tradizione in realtà è la nostra e non è la vostra. So che l'ho spiegato in maniera molto facilona, ma ecco, nel libro Parole Cristiani questa cosa ha una sua progressione che descrivo in maniera molto chiara, in maniera molto semplice, perché comunque sono concetti molto difficili. E per comprendere esattamente queste esigenze, intanto nel secondo secolo, quelli di poter rivendicare una propria autorità, perché era estremamente importante questo per i cristiani, perché per l'appunto, come dicevano, figli di nessuno. È solo da Ireneo, poi, alla fine del secondo secolo, che inizia quel principio, quella volontà di dover istituzionalizzare quel tipo di cristianesimo. Però poi magari ne parleremo tra poco, se vuoi. Ma intanto direi che in questa confusione, perché c'è stato un momento di confusione vera e propria, nonostante il continuo crescere della filosofia cristiana, arriva l'intervento di Ireneo di Lione, che cerca un secondo di mettere ordine con il suo contro le eresie. Lui affermava che ci fossero tanti Vangeli quanti individui e quanti cristiani ci fossero in giro, e quindi questa cosa doveva essere messa a posto. Però cosa fa? Individui testi che in seguito dovranno diventare canonici, però lui stesso poi inserisce il Vangelo secondo Giovanni, che poi è considerato un testo gnostico. Quindi questo canone di Ireneo di Lione in cosa consiste? Consiste per l'appunto in quel principio di dover istituzionalizzare il cristianesimo, quel tipo di cristianesimo secondo Ireneo, perché intanto noi conosciamo il testo come il contro le eresie, in realtà è confutazione e smascheramento delle false gnosi, perché Ireneo vuole rivendicare per sé la vera gnosi perfetta che è secondo lui il cristianesimo che lui incarna. Perché la gnosi non è una parolaccia, o comunque, ecco, non è un qualcosa che i cristiani rigettavano. Quindi gli gnostici non erano da rigettare in quel senso. Gli gnostici erano da rigettare perché, secondo i cristiani futuri, cattolici, ecco, i futuri ortodossi, avevano una falsa conoscenza della gnosi, quindi una falsa gnosi, proprio in questo senso, vero senso del termine. E quindi Ireneo dice: quelli sono falsi maestri, quelli sono falsi cristiani, siamo noi i veri cristiani. E come scrivo per l'appunto nel mio libro, Ireneo introduce un concetto importantissimo che prima ancora non c'era, e cioè il concetto di tradizione. Che cos'è la tradizione? La tradizione per l'appunto è quella fissare secondo un canone specifico tutta quella che è la successione di eventi e di informazioni attraverso questo canale informativo, che secondo Ireneo è avvenuto a partire dagli apostoli fino a personaggi che lo stesso Ireneo poi descrive, che la tradizione poi cristiana ortodossa successiva rivendicherà per sé, dicendo: ecco, e secondo questa successione, arrivando ovviamente fino a Ireneo, chiamalo scemo, che dice per l'appunto: ecco, la vera conoscenza è arrivata sino a me attraverso, dicevo, questo canale di trasmissione. Ma come Ireneo c'erano molti altri maestri cristiani a lui avversi, abbiamo citato Marcione, Valentino, c'era Basilide, molti altri, Tolomeo, che dicevano: ma anche noi abbiamo ricevuto una conoscenza segreta dagli apostoli, quindi dalla comunità apostolica.
Quindi potete immaginare un secondo secolo dove vi è un'enorme confusione soprattutto per gli intellettuali pagani che per l'appunto fino a Celso, quindi fino alla fine quasi del secondo secolo, non conoscevano le varie scuole cristiane. Per loro erano indistintamente cristiani. Nessun autore antico diceva, ma quelli sono... Ecco, della scuola di Tolomeo, quelli sono della scuola di Valentino, quelli sono della scuola cartocraziana, quelli sono della scuola... No, assolutamente no. È Celso che inizialmente inizia a fare delle piccole discriminanti. Ma prima di allora, ecco, ogni qualvolta si parlava di cristiani in maniera molto indiscriminata, perché la percezione dei pagani era quella. Tante scuole che oltretutto sì, contendevano questa realtà fra loro e che quindi si contraddicevano fra di loro. E secondo proprio quel principio anche filosofico, nel momento in cui tu ti contraddici e la tua teoria, il tuo credo viene contraddetto, perde di validità, quindi c'è anche questa percezione nei confronti dei cristiani, e allora è inevitabile che in mezzo a questa confusione totale arrivi Ireneo che dice cerchiamo di mettere ordine. Ovviamente un cercare di mettere ordine secondo la sua idea, ovviamente. E quindi ti chiedo, Francesco, siccome siamo ancora molto distanti da quel IV secolo così importante per la questione degli editti e dei concili, eccetera, come mai ha prevalso Ireneo di Lione? E come mai, un'altra domanda collegata a questa, dal momento che lui confutava comunque il dualismo gnostico e il pessimismo gnostico, ha voluto inserire nella sua idea il Vangelo secondo Giovanni, che è proprio come diceva Luca prima, un testo gnostico. Perché il Vangelo di Giovanni è l'unico che esplicita formalmente la divinità di Gesù. Gli altri Vangeli non lo fanno. Gli altri Vangeli ci descrivono un Gesù tanto fortemente contraddittorio e allo stesso tempo un Gesù che fino alla sua morte non rivendica una divinizzazione. È il Vangelo di Giovanni che la rivendica, da questo punto di vista, fin dall'inizio, già dal suo incipit. In principio era Dio e Dio era il Logos, eccetera. In principio era il Logos e il Logos era Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quel Logos identificato con Dio e così via, che poi anche lì bisognerebbe fare un altro tipo di lettura, e questo tipo di lettura alla fine, poi di quest'anno, con l'uscita, se va bene, e il nuovo libro con Mauro Biglino, in cui descriveremo, ecco, bene anche questo concetto, il fatto che il Logos era visto già nell'incipit del Vangelo di Giovanni non come un dio, ma quasi come un semidio all'interno di una gerarchia divina, ma indipendentemente da tutto. Nel Vangelo di Attenzione, c'è Giovanni. uno scoop, eh? C'è uno scoop, Luca, hai capito? Hai sentito cosa ha detto Francesco? Qua c'è uno scoop, mandiamo un saluto a Mauro, lo salutiamo e lo ringraziamo anche per i suoi contributi. Ti interrompo però, Francesco, come mai è prevalso Ireneo di Lione a dispetto degli altri che dicevano anche noi abbiamo ricevuto direttamente dagli apostoli? Beh, semplicemente perché Ireneo di Lione è stato quello che effettivamente ha fissato un canone. Ha fissato un canone allo stesso tempo che, ecco, riusciva in qualche modo a non creare ulteriore confusione, perché comunque gli gnostici, dello stesso Ireneo di Lione che lo dice, creavano enorme confusione in quella che era la loro quasi teomachia, no? All'interno del loro apparato teologico. Quindi i nomi dei vari arconti e non solo, quindi Gesù era visto come un eone decaduto, insomma, poi ecco, la teologia gnostica è veramente estremamente complessa, quella complessità allo stesso tempo portava confusione, e oltretutto gli gnostici, c'è anche da dire questa cosa qui, gli gnostici rivendicavano sì una salvezza che non arrivava certamente da Paolo, mentre per Ireneo di Lione è importantissima la teologia paolina. E gli gnostici oltretutto affermavano una rivendicazione di una dottrina personale. Non c'era bisogno di un'autorità superiore umana, diciamo, gli gnostici, per poter raggiungere la salvezza. La salvezza è dentro di te. Quella miccia, anzi quella fiammella, anzi, gnostica, potremmo dire così, del tuo vero io è dentro di te. Devi liberarti del tuo corpo per liberare il tuo vero io e ascendere, quindi tornare. Citando per esempio, ecco, Plotino, tornare
all'uno, all'unità. E ovviamente quella che poi è stata l'esigenza cristiana successiva, lo descrivo per esempio con Agostino, secondo cui la Chiesa deve farsi come promotrice di quell'atto di mediazione fra Dio e l'uomo, nel cristianesimo gnostico questo certamente non lo prevedeva. Esisteva ovviamente una gerarchia all'interno anche dello gnosticismo, ecco, sia chiaro, ma allo stesso tempo si dava una certa libertà agli adepti nel ricercare se stessi, magari sotto consiglio di un maestro, ecco, che però futuro cristianesimo ortodosso questa cosa non accetta, proprio per quel fattore anche di pura mediazione. Va detto proprio questo, e chiudo con questa, proprio con quest'ultima cosa, va detto questo, e cioè che la futura ortodossia, quindi il futuro cristianesimo ortodosso che poi piano piano dal IV secolo prenderà forma, non prenderà certamente tutto anche degli autori che rivendicherà per sé. Per esempio di Reneo, ma anche di Clemente, poi di Origene non ne parliamo, ecco, perché Origene aveva una sua teoria subordinazionista riguardante Gesù, che la Chiesa totalmente rigetterà, perché infatti anche per un po' di tempo Origene neanche verrà preso in considerazione, nonostante oggi venga riconosciuto come un importantissimo maestro cristiano dell'antichità, forse il più prolifico dopo Agostino. Quindi anche lì c'è stata una selezione attenta anche a quello che i futuri autori cristiani rivendicati all'ortodossia, ecco, poi hanno detto. Beh, io spero che i nostri ascoltatori apprezzeranno questi salti, insomma, nel tempo, però sono, come dire, necessari per creare questa linea temporale che va, dall'avvento di un rabbi messianista, fino al culto dei giorni nostri. Cioè, quando ci si domanda, com'è possibile che determinate cose siano poi precipitate in una religione fino ad arrivare ai nostri giorni, ecco, senza questi passaggi, senza questi personaggi, questi filosofi, eccetera, questo non sarebbe stato possibile. Fino a che poi si arriva alla vera e propria istituzionalizzazione della religione cristiana, perché nel IV secolo, a stretto giro di tempo, ci sono proprio delle date fondamentali, mi riferisco al 311, il 313, il 325, fino poi a, mi sembra, al 380 con l'editto di Tessalonica. Vuoi brevemente accennare come il cristianesimo è diventata da religione in mezzo a tante all'unica dell'impero romano? Sì, perché a un certo punto ovviamente facciamo un bel balzo perché stiamo saltando comunque tutto quanto il terzo secolo, perché il terzo secolo sarebbe importante in quanto abbiamo lo scontro, per così dire, fra la filosofia cristiana di origine, diciamo, e poi invece la filosofia neoplatonica di Plotino, che è l'unica, cioè che è l'ultima poi filosofia. Ecco, scuola filosofica rimasta prima della vittoria schiacciante del cristianesimo. Allora, Sì. soffermati, anzi, grazie, soffermati proprio su questo periodo e poi possiamo andare Sì, oltre ma con il è IV proprio secolo. una parentesi per poi arrivare al IV secolo. Ecco, il terzo secolo, dicevo, è importante proprio perché ad Alessandria abbiamo questo scontro, per così dire, da una parte il famoso Didascaleion, cioè la scuola catechetica d'Alessandria, dall'altra poi la scuola di Plotino e quindi il neoplatonismo, anche se alcuni poi rivendicano l'origine del neoplatonismo ad Ammonio Sacca, quindi il maestro di Plotino, ma oggi è Plotino visto proprio come quello che ha dato concretezza al neoplatonismo. E perché il neoplatonismo è importante? Perché il neoplatonismo non solo rivede tante posizioni di Platone e le porta anche a radicalizzarle e anche a trascenderle, potremmo anche dire così, ma allo stesso tempo Plotino era molto vicino a determinate posizioni cristiane, o potremmo anche dire che Origene ha copiato da Plotino, o i futuri cristiani hanno copiato da Plotino, perché Plotino anche rivendicava, ecco, per esempio, tre persone. Così come vi sono le tre persone della Trinità, che sono molto simili, e nel mio libro Parole Cristiani faccio proprio questi paralleli anche tra la teologia di Origene e quella di Plotino, che forse, ecco, hanno avuto lo stesso maestro in comune, lo stesso quindi Ammonio Sacca, anche se qui poi gli autori sono divisi.
E quindi l'importanza del platonismo e del neoplatonismo ha avuto i suoi riverberi fino ad Agostino, poi magari dopo ci arriviamo perché è importante. Ma ecco, dopo questa piccola parentesi del terzo secolo, dove per l'appunto il neoplatonismo si dimostra essere una importante filosofia tale da influenzare poi il futuro cristianesimo. Ecco, nel IV secolo poi abbiamo quella che noi conosciamo, quindi dopo ecco, la persecuzione di Diocleziano, che poi è finita nel 313, e poi dopo la battaglia contro Massenzio, non solo, ecco, abbiamo Costantino che diventa imperatore, prima imperatore romano d'Occidente, poi sconfigge anche il cognato Licinio. Diventa anche imperatore romano d'Oriente, quindi diventa l'unico vero imperatore, e perciò abbiamo quella che noi conosciamo come età costantiniana. Un'età costantiniana dove tutti, no? Anche forti del romanzo di Dan Brown, hanno conosciuto quel famoso concilio di Nicea, no? Prima poco conosciuto magari dai più, ma che Dan Brown ha saputo poi anche valorizzare. Con il suo forse più importante romanzo, il Concilio di Nicea, dove sono stati stabiliti determinati canoni per il cristianesimo. E perché è stato importante il Concilio di Nicea? Perché ancora ai tempi di Costantino c'erano tanti cristianesimi che si davano battaglia, ma soprattutto due cristianesimi si davano battaglia e che erano estremamente importanti alla pari. Uno, il futuro cristianesimo cattolico, quindi i cattolici, e non dimentichiamoci che i cattolici nascono da Ireneo, cioè Ireneo è il primo che si definisce cattolico, e allo stesso tempo dall'altra parte abbiamo i cristiani ariani. Anche qui non voglio entrare troppo nello specifico, nel libro parlo anche di questo, ma proprio per sintetizzare, mentre i cattolici hanno le posizioni che noi ben conosciamo, gli ariani invece hanno posizioni diverse, a partire soprattutto dalla figura di Gesù. Perché se per i cattolici dicono che Gesù è stato generato da Dio Padre, anche qui con dei problemi filosofici non di poco conto, che descrivo nel libro, allo stesso tempo gli ariani dicono che non è stato generato proprio per i problemi filosofici di cui sopra, ma è stato creato, tant'è che nel nostro credo, che è il credo niceno costantinopolitano, abbiamo quel famoso generato e non creato dalla stessa sostanza del padre. Quindi quella polemica anti-ariana è rimasta fino a noi. Ma nonostante il credo niceno e il concilio di Nicea, che era utile ed essenziale per Costantino per mettere pace all'interno di un impero che lui voleva effettivamente rendere cristiano, ma ovvio che no, quel divide ed impera valeva per i nemici, non poteva certo valere per i romani. Era essenziale intanto trovare una pacificazione religiosa. Tant'è che anche nello stesso Editto di Milano è scritto questo, cioè il fatto che si debba partire dalla religiosità per trovare la pace e la stabilità nell'impero. Quindi il Concilio di Nicea serviva a quello. Ma, e qui cito per esempio forse uno dei più importanti storici che abbiamo in Italia, che è Alessandro Barbero, ecco, il professor Barbero dice chiarissimamente che se all'inizio Costantino stava anche appoggiando la causa cattolica, aveva fatto concessioni ai cattolici proprio con il Concilio di Nicea, anche no? Con quell'inizio no? Di generato e non creato e bla bla bla, ecco, attorno al 330, anno più anno meno, visto che i cattolici sono talmente intransigenti che non vogliono veramente lasciare alcuno spazio agli ariani, che vogliono non solo che gli ariani spariscano a livello dottrinale, ma allo stesso tempo i cattolici vogliono le teste, tra molte virgolette, di coloro che ai tempi di Diocleziano avevano tradito, quindi consegnando quelli che erano i libri sacri per i cattolici. Ecco, questa enorme intransigenza da parte dei cattolici spinge Costantino a lasciare la parte cattolica e ad appoggiare gli ariani. Quindi per quasi 50 anni, anzi ancora meno, per quasi 40 anni abbiamo l'intera famiglia di Costantino, con la piccola parentesi poi di Giuliano, detto l'apostata,
ha invece voluto riportare Roma ai fasti della religiosità classica e non solo, ecco, l'intera famiglia di Costantino sarà e appoggerà l'arianesimo. Quindi gli ariani sono effettivamente quelli potenti, quelli che avevano vinto a un certo punto rispetto ai cattolici, solo che poi abbiamo, attorno al 370, abbiamo un personaggio come Teodosio che, a seguito delle invasioni barbariche e con la morte di Valente, imperatore romano d'Oriente, Teodosio si trova ad essere a un certo punto imperatore, deve essere per forza cristiano perché al tempo, se non eri cristiano, non potevi fare l'imperatore. Quindi Teodosio non credeva in una causa cristiana, però ecco, a un certo punto decide che quelle lotte intestine che ancora venivano nell'impero, un impero che al tempo era dilaniato anche dall'avvento dei Goti, dall'avvento dei barbari, che quindi sta avendo enormi problemi, dice mettiamo una pietra sopra, mettiamo quindi una pietra tombale a questa situazione. Editto di Tessalonica, secondo quindi editto imperiale, da oggi in poi siete tutti cristiani cattolici. E chi non è cristiano cattolico sarà considerato uno stolto eretico. E attenzione, voi che magari volete perseverare in questa eresia, sto ovviamente parafrasando l'editto di Tessalonica, voi che volete perseverare in questa eresia, non solo avrete una condanna dopo la morte, ma attenzione, l'avrete anche qui, quindi verrete perseguitati anche dall'autorità statale. Quindi è molto chiaro il quadro che si stava delineando nel IV secolo. Quindi in che modo si è poi imposto, nel vero senso della parola, un certo tipo di cristianesimo da lì in avanti. Per non togliere niente altro alla lettura del tuo libro, Francesco, io direi, e questo è molto altro in parola ai cristiani, insomma. Mi piacerebbe chiudere questa nostra chiacchierata, che è stata lunga ma molto, molto densa di argomenti, approfittando del tuo assist e parlando di un'ultima cosa, dell'importanza di Sant'Agostino. Mm-hmm. Ok. Agostino è molto importante perché, come vi dicevo, è quello che sancisce effettivamente la necessità di avere un mediatore fra Dio e gli uomini, perché intanto Agostino, così come tutti gli autori del suo tempo, quindi post editto di Tessalonica, potremmo dire così, quindi a cavallo tra la fine del IV, inizio del V secolo, in quella idea, no, di un Dio assoluto, creatore dei cieli e della terra, di un Dio tutto bene, Agostino si chiede: ma da dove trae origine allora il male, se Dio è eternamente, infinitamente buono? Ed è certamente anche questo un problema. E partendo da quello si arriva, e qui sto veramente riassumendo tante pagine del mio libro, si arriva veramente a considerare determinati elementi. Il primo, la necessità di un mediatore fra Dio e gli uomini, come vi dicevo. Quindi la Chiesa diventa fondamentale, un'istituzione fondamentale per l'essere umano. Quindi senza la Chiesa l'essere umano non si può assolutamente salvare, numero uno. Numero due, il fatto che l'essere umano per l'appunto non si può salvare da solo perché per principio è cattivo, e qui Sant'Agostino va a certificare, a sancire quello che è stato un dogma, potremmo dire così, voluto da San Paolo, quindi da Paolo di Tarso, secondo cui l'essere umano sin da principio è causa di un male originario, ok? Anzi, conseguenza di un male originario, quindi il famoso peccato originale. Quindi Agostino dice che questo male effettivamente è vero e che Paolo effettivamente lo sancisce. E allo stesso tempo il fatto che l'essere umano non è libero, non essendo quindi buono per natura e che quindi necessariamente deve salvarsi attraverso l'opera di Dio, ma non potendo salvarsi mettendosi in comunicazione da solo con Dio, ma attraverso questa mediazione della Chiesa. L'essere umano quindi non può salvarsi da solo e quindi necessariamente non è neanche libero di fare il bene, anzi deve necessariamente fare il bene sempre per mezzo dei dettami della Chiesa. Quindi è un, come dico nel mio libro, un essere umano che è sempre meno emancipato, sempre più bambino e sempre più dipendente da un certo tipo ovviamente di divinità. Soprattutto un essere umano che porta a non ricercare la salvezza per sé, a non dubitare,
a non rivendicare anche una conoscenza, perché tutto quanto è già stabilito, tutto quanto è avuto da Dio, il tuo destino in qualche modo è già scritto, ti devi salvare nel modo in cui noi diciamo. Ovviamente ho molto riassunto quello che è stato il pensiero, diciamo, principe di Agostino in questa costruzione di teologia cristiana. Francesco, noi ti ringraziamo per essere venuti qui alla Pecora Nera. Invitiamo i nostri ascoltatori a venire a cercare, a prendere il tuo libro e a leggerlo con attenzione, Parola ai Cristiani. Come sempre, noi del canale del Prossemica TV La Pecora Nera vi invitiamo a iscrivervi al canale, mettere mi piace e scrivere nei commenti se avete qualche domanda anche da fare a Francesco. Noi gliela gireremo al più presto. E come sempre, vi ringrazio per questa serata. Francesco, ti saluto, lascio l'ultima parola a Marco. Beh, io non posso fare altro che ringraziare anch'io, soprattutto gli amici all'ascolto che hanno avuto la pazienza di arrivare fin qui, te Luca ovviamente e Francesco perché torna sempre molto volentieri, questo è un argomento che ci appassiona tantissimo e poterne parlare con lui che ha scritto questi libri interessantissimi, per noi è veramente, lasciatemelo dire, un fiore all'occhiello, quindi Francesco grazie, ti aspettiamo per una prossima puntata, invitiamo all'acquisto dei tuoi libri, sempre molto interessanti, e soprattutto invitiamo anche i nostri amici a ricercarti sui social. Okay. Va bene, grazie a voi, grazie per questa vostra ospitata. Ovviamente io ce l'ho qui, se volete, Parole Cristiani, se volete acquistarlo. Negli store digitali è da richiedere in libreria? Se attualmente su Amazon abbiamo una distribuzione estesa, però ci sono alcune librerie che possono anche prenderlo da Amazon e distribuirlo tranquillamente in libreria, però è una cosa che fanno le librerie singolarmente. Se no, si trova tranquillamente su Amazon, acquistabile facilmente su Amazon. Ottimo, si avvicina a Natale, quindi un regalo possibile sotto l'albero di Natale proprio, pensa che è strano. Esatto, esattamente. Alla prossima puntata, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Luca Terzani e Marco Terrone presentano La Pecora Nera, quello che gli altri non dicono.